Buongiorno amici, oggi la nostra cucina si trasferisce a Potenzano da mio cugino fraterno, cugino di quello internazionale, Biagio Ferrandello, che mi ha ospitato e io oggi le preparerò questo piatto qua. Cosa andremo a fare? Gamberoni al pepe verde. Cosa ci occorre? Gamberoni, poi ci occorre del pepe nero, pepe in salamoia verde, indispensabile, panna da cucina, non da cucina, panna questa che si usa da montare, olio, olio extravergine di oliva, pomodoro, insalata, del brand, non deve mancare brand, sale e pepe normale, qualche fogliolina di basilico e del prezzemolo. Intanto cominciamo la nostra ricetta e taglieremo il nostro pomodoro a formare un'insalatina. Eccola qua, metteremo qua. E voilà. Il nostro pomodoro è stato tagliato, aggiungeremo un goccino di olio extravergine di oliva un po' di sale poi metteremo qualche fogliolina di basilico, una cosa eccezionale qua dal giardino di mio cugino Biagio, una cosa favolosa, l'odore che si sente veramente internazionale, e lo andiamo a mettere qua. Aggiungeremo un goccino di aceto balsamico di Modena e la nostra insalatina è pronta. Gli ingredienti ve li abbiamo detto, ci vediamo dopo per il proseguimento della nostra ricetta. A dopo, ciao. Bene signori, ed eccoci qua. Adesso andiamo a prendere i nostri gamberoni e li andiamo a mettere nell'olio già ben caldo. Abbiamo messo l'olio extravergine d'oliva, abbiamo fatto riscaldare la nostra pentola e adesso andiamo ad aggiungere i nostri gamberoni. Sentite il rumore che comincia a sorgere e voilà, i nostri gamberoni sono qua. Adesso li faremo ben rosolare da una parte e dall'altra, appena saranno ben rosolati ci vediamo per il prossimo proseguimento. In questo momento abbiamo fatto rosolare da una parte, come vedete, adesso gireremo i nostri gamberoni, così, e gireremo dall'altra parte per fare dare un'altra rosolatura dall'altra parte, giustamente. Già gli odori si cominciano a sentire benissimo, ecco qua. Adesso questo qua, eccolo qui, perfetto. Questo è il momento benissimo. Aggiungeremo un po' di sale, aggiungeremo un po' di pepe e poi il nostro pepe verde in salamoia, attenzione, magari qua ci darà una fragranza in più a questo piatto, proprio è quello che ci vuole. Aggiungete anche questa salamoia del pepe, che è una cosa eccezionale, renderà il vostro piatto strepitoso, gustoso in quantità. Bene, adesso abbiamo messo questo, facciamo rotolare un altro pochino, eccolo qua, ci vediamo dopo per il proseguimento. In questo momento qua adesso andiamo ad aggiungere il nostro brand e lo faremo, come ben vedete, voilà. Guardate signori la specialità, lo faremo a cremezzare insieme, a densare, ecco qua, guardate i fondi, nel momento in cui si formerà una bella cremetta,
andiamo a chiudere. Così, eccolo qua. Signore e signori, questo è il momento di inserire, guardate qua la sua clementina come si sta formando bene. Guardate che bellezza, guardate che odore. Andiamo ad aggiungere un po' di pepe adesso. Perfetto. Questo è il momento della panna. Signori e signori, ci mettiamo la panna perfettamente. E lasceremo, metteremo, aggiungeremo un po' di prezzemolo. Ecco. E voilà. Signori, guardate qua. Guardate che bellezza. Adesso noi le metteremo il coperchio e lasceremo cuocere a fiamma un pochettino leggermente moderata. E ci vediamo dopo per la prova dell'assaggio. Ciao ragazzi, non dimenticatelo mai, a tavola non si invecchia mai. Qua, signori, ciao. I gamberi sono pronti. Adesso andiamo a fare l'impiattamento. Eccoci qua. Guardate intanto la cremetta come si è formata bene. Andiamo a prendere due foglie di lattuga, li andiamo a sistemare in questa posizione. Prenderemo i nostri gamberetti, i gamberi, e riposizioneremo il nostro piatto di portata. Questa qua proprio, eccolo qua. Guardate la cremetta, guardate. Non so voi, ma io sento un odore del mare, proprio una cosa eccezionale, ragazzi. Guardate i nostri pepi, che meraviglia, i nostri pepi verde. Eccoli qua. Ne vediamo. Guardate qua che bellezza, signori. Ne mettiamo un altro perché qua bisogna. Eccolo qua. Aggiungeremo la nostra insalatina. Eccolo qua. E voilà. Signori, la magia a tavola. Il piatto è pronto. Ci metteremo una spruzzatina di prezzemolo fresco. Voilà. E il nostro piatto è pronto. Ci abbiamo aggiunto il pomodoro, ci abbiamo aggiunto le lattughe per guarnire il nostro piatto, per avere anche un po' gustare il pomodoro. Il piatto è pronto, signori e signori, questi vengono chiamati gamberoni al pepe verde dello chef Barbato, che io ho provato a fare, e diciamo adesso andiamo a fare la prova dell'assaggio. Saranno buoni? A me mi hanno insegnato a casa che pesce e galline si mangia con le manine. Adesso è caldo, eh? Andiamo a rompere il nostro gambero, guardate. Mamma mia, l'ho scottato, però guardate. Eccezionale, ragazzi, eccezionale. Eccezionale veramente, non dimenticate mai, a tavola non si invecchia mai. Vi saluto e vi saluto a tutti.